Ai ai ai. Ai ai, signor Gossi. Signor Gossi, go. You need leash. You can suck my cock if you want. Cosa gioca in cucina? Qual è la tua scusa? Anch'io gioco in cucina. No, Glasgow, ragazzi, è un mito. Mi spiace per lui, ma sta partita gliela carriamo in faccia. Basta che bot non perda. Se bot non perde, sta partita gliela carriamo in faccia. TF non può fare nulla contro di me. Shivan è iniziato dopo comunque. Ma poi se Shivana, pure Shivana AP, raga, questi sono tutti AP. Non possono fare. Se Vayne non si fida, ragazzi, ha vinto sto game. Uno per uno va benissimo. Ok, TF e Ignite, sì, ok. Sta partita, raga, sono tutti. Io ho messo armor, vero? No, ho messo MR, bravo, bravo cane. Ottima scelta di MR, bravo cane. Classico Arras, per ridere. Allora, usi la pozione, eh. Potrebbero proprio gankar mid questa wave, sapete? Però non la wave che c'ha lui, no. All of Blitz Cho'Gath, ma si gioca così, chat? Contro Funzioncino anch'io. Shivan in mid. Il creep block si l'ha fottuto comunque, è vero. È stata una bella merda. C'ho fido al topside e il loro jungler è morto, io non ho paura che sta qua. No, no, da qui, vieni da qui. Calcolato male. Che iella. Però fighec. Non la setarli quelli però per favore. Ecco. Ho dato troppa exp. Vabbè, regaliamo. Sarebbe buono fare subito HP contro Cho'Gath in realtà, piuttosto che fare sustain. Intanto lui sta andando in Brambles. Infatti, sapete, facciamo qua, gli fottiamo il cervello e andiamo di Strabbegar diretto. Non ha senso, a mio parere, buildare subito un item come la Lifesteal quando lui c'ha già la Bramble, no? Dov'è il senso di ciò? Quindi non la buildiamo. Andiamo di Strabbegar primo item. Ci dà pure sustain, c'ho HP, che sono buonissimi. Come ho pushato Cho'Gath? Ai ai ai. L'ha preso.
Oh, ma non mi sposta l'idem? Che cazzo? 3 anni che lo sto spostando. Mi sta frenando parecchi sia, se mi va bene così. Adesso di chiedarlo prima. Ci ho dovuto pensare prima, però è fine. È buono buildare scarpette, Mercury è sicuramente l'idea migliore da buildare. Boh, easy. Buildiamo Mercury instant. Va benissimo. Andiamo a bed then, Jeff than me. Oh, usare niente non è che è proprio... Vai Zoe, stoppalo. Sta qui dietro. Oh, what? Che cazzo sta facendo Grossgore? Tirala con la palla. Tira la palla, bro. Attacco dietro, ha fatto la Q. Chiuse Mercury, ragazzi, diventiamo enormi. Let's go. Oh, ci sono trovato dentro per dire. Chissà come funziona il mio dopo uso lo solo of Bates. Bravi. Col cannone meglio di no. Io non c'ho la ulti. Grossgore c'ha la wave mid. Scivena mid. Volevo venire Grossgore top, forse anche Shyvana, muoio sicuro sì. Fuck. Sub e benvenuto nelle cagne di cane. Spartacus 1, benvenuto nelle cagne di cane. Spartacus, con l'ottavo mese. Non c'è il TP, Chogat. Cioè, non c'è il flash. Grazie per il supporto, metto ottavo mese di benvenuto nelle cagne di cane, bro, grazie mille del supporto. E schere, gebetat, ma in realtà manco mi ha gebetato, cioè lui stava regalandola. Ma più che altro, Shyvana sta prendendo male di Exp, perché era topside anche prima, cioè Shyvana sta prendendo male di Siesqua. Cioè non è normale che Fiddle abbia si sia di Shyvana, ragazzi. Grazie mille del supporto, Spartacone, ottavo mese di schere. Shyvana. Ok. Lui prende là. Abara. È quasi vola, bro. Benvenuto nelle cagne di cane. E qui si vola su Abara. Benvenuto nelle cagne di cane. Az già 28. Volevo prendere il Vital.
F top. Grazie mille Bara, 28 mesi, tra l'altro 20 mesi in più del signor Spartacus, ma se il signor Spartacus vuole ci potremmo arrivare anche noi 28 mesi. Eri benvenuto nei canicani, signor Bara, grazie infine del supporto. Stavo facendo un po' di merda adesso, ma ho preso un po' di CS in più. Però vabbè, stavo restando lui. Ah, volevo prendere quello, vabbè. C'è il rosso di Shimano, quindi Shimano è tornato. Minchia, Shimano proprio, ma ha fermato un cazzo topside prima, cioè. Lol, ben va di bot, please, gli levi un casino di cose. So close, so close. In realtà è buonissimo perché la Wave uscirà in. Quindi lui perderà più CS rispetto a quanti ne perdo io. Però. No, forse non sono stato strasfortunato. No way. Codice, guarda. Tipo top. Whatever. Just unlucky. Sono grossi. Bravo, bel bait, bro. A me non importa se fa stealth o meno, io lo chiudo sicuro, capito? C'è solo il tiro piovo, quindi il stealth step è inutile per lui. Cioè è inutile cercare di stunarmi, tanto lo chiudo comunque. Anche se mi è bellato piovo. C'ho le Mercury, c'ho un speed infinito rispetto a lui. Questa è la prima volta che c'ho un Draven che mi vince bot comunque. Come torre pete falling falls? Oh, veloce, 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 veloce. Ce la fa il nostro eroe? Vedo tenere un po' di mano per farla sulla torre questa. Dai, dai. 40? Sì, ce la facciamo, dai. Il vostro cane ce la farà, ragazzi, a prendere un'altra plate, ve lo giuro. Eccola, baby. Ricordiamo. Buonasera, Osvi. Il topic non può avere pure il treno di io. Eh no, GP lo ha emulato definitivamente. In realtà no. In realtà no. Sto pensando di prendere in mano, uscire una bot. Bello. Andrò di Executioner e poi andiamo a vedere uno Sidra. Qui guardo un po' di HP top, c'è un po' di cose top, però bene. Executioner contro quel team è assolutamente da buildare. Ma Reno Sidra anche da buildare, ma sto pensando se quasi quasi mi convenga addirittura fare Rune del King e poi fare Spirit. Il problema di fare così è che contro Shyvana poi non ho troppa forza. Non lo so. Cioè facendo uno Sidra e coso va bene uguale Spirit, per carità. Però lui è deve magari contro Shogat. Però strebbe che in concatenazione con la Rune Sidra pure è fortissimo. ...139 di True Damage. Eh sì, sì, sì. Devo fare i trade lunghi ovviamente contro lui, non c'è senso fare trade corti come ho fatto qua. Lo facevo per ridere. Cioè adesso che sono grosso devo fare trade lunghi. Ok. Cho'Gath. E tac. Non push un altro wave, regalo qua. Boh, ciò che ha 3 secondi, c'ho la mia Fiddle Bard qua, si devo pushare, sennò qua firma troppo wave.
Quindi in realtà meglio pusharla perché sennò si frizza troppo a wave ed è troppo da farmare agli avversari, no? Invece facendo così la push il controllatore, così la farma agli avversari viene limitata appunto da sto push, no? Capito? Così perde un po' di meno. E perde un po' di più. Executioner Tiamat e poi si vola. Ciao Asahi! Con cosa si gioca ora? Grasp e Sempre Triforce? In realtà è Essence River Shield Bob si gioca GP ora. Essence River Shield Bob, Collector e Infinity. Potevo fare un po' più di farm sta partita. Aspettiamo anche la Longsword, da questo punto noi poi ci rifugliamo il mana. C'è il drago tra poco, che è il nostro Terzo Drake. Finn è messa bene, 1-0-1. Mica messa troppo male. Conviene farsi ferita grave per fermare le cure anche se praticamente inutile. Non è meglio farsi danni e basta. Ma anche Soraka ha cure. Pick per controllare Fiora, Jax è buono. Trandle è ok, si riesce a giocare bene il matchup. E Kira Grossi al player più temuto del loro team. Kek. Vado verso il rosso. Tipo qua sarebbe molto meglio pushare top piuttosto che fare rosso, no? Muoiono qua se ci cavi adesso sto a fare rosso. Bro. Bro. Facciamo un pick scepter. Qui doccia l'aereo, ci possono andare, dai. Sti cazzo di tunnel, so bad as fuck, mate. Bella, Zoe. Quello pusha bot, Draven. Ok, vado mid. Holy shit, ma sta zona è stupida. Devo andare top col TP up e col Nashor up. Che strano modo di giocare. Andiamo in split. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. E Nashor, fate il Nashor, tutti i bot. Guarda che polletti, guarda. Via. Chogath mi regge ancora per un po' inside, però faccio pressione io.
Correggi intende che non posso doevarlo. Arriverà il momento in cui potremo fare anche quello, però non ora. Tra poco finisce pure il mana, dai. Small hit, small hit. Appena però gliela prendiamo quella torre. Questo raga qua. E Vayne. C'è anche il drago, se no, se vogliamo, eh. C'ho Renus Sadler, che è importantissima. Andrò verso top perché c'è il drago tra poco. Quindi adesso odio top. Andiamo per il drago, prendiamo un'altra win condition, no? Ma perché dobbiamo andare qua? Perdiamo il fight sicuro, perdiamo il fight sicuro. Madonna mia, non c'ha senso questa call. Perdiamo il fight sicuro, raga. Madonna. Ho fatto sto flanchettino a TF con lo stun, poverino. Se lo sogno la notte. No, perché hanno trollato loro, hanno trollato il loro team, ha trollato, sennò era perso sto fight. Buono. Perché ha trovato il loro team, ragazzi, ha fatto un fight di merda. Vedi questo gioco che ho fatto? Sono andato su Vayne, che mi sono attaccato tutto Vayne, tutto Soraka, e in più ho killato TF. Cioè, ho buttato i tre fuori dal fight perché non ho giocato malissimo loro il fight. Ciao, bro. Ah, volevi farmare tu? Io farmo a questi, io farmo a questi. Oh no, ho preso pure questi. Porca miseria, bro. Ma sto laggando, raga. Mi ci mettono 3 anni a andargli ad attacchi. LOL. Ma il ping rimane invariato, ma mi hanno gli autoattacchi proprio lenti. Grazie per il sub e benvenuto alle Gagne di Cane. Giustino. Giustino Agostino, benvenuto nelle Cagne di Cane. Signor Mid è strabuono perché abbiamo una free pressione. Signor Agostino, grazie mille del supporto con l'ottavo mese oggi, tantissimi ottavi mesi tra l'altro. Grazie mille del supporto, signor Agostino, e benvenuto nelle Cagne di Cane. Come sta, signor Agostino? Ciao Sla. Ciao Slati. Continuiamo a pushare. Beh, Vincenzo Lera è una mangio viva. Poco poco viene qua. Vai, Goku. Gli abbiamo aperto tutta la base. Un bel GL per loro. Go. Quello che deve fare è forza arrivare subito. Per questo Alpha non può essere considerato come counter. Ma riguarda chi? Ma è il secondo di oggi. In che senso il secondo di oggi? Dell'ottavo mese? In realtà è il terzo. Se non il quarto.
full vita, full HP. Regala. Asciottata però bene. Sono due top set da me. Tre. Potevo giocare meglio sto game, non ho giocato troppo male in realtà, ho fatto molta pressione. Però potevo giocare un po' meglio. È il sondo scam di oggi. Ah, mate, ma tu devi leggere bene. Buonasera Rolling Fox. Italia con l'arco scudo? In italiano, che è lo Shibov? Insieme a questo mese con un bel 12%, ma sono investimenti? Sì, anche a me sta andando malino.